Incidente a Torrette di Fano, grave, un 84enne di Vallefoglia trasportato ad Ancona con l'eliambulanza. Protesta dei residenti di via 4 Novembre a Fano, qui la strada è pericolosa, dicono, e chiedono all'assessore una pista ciclabile. Una donna al comando della Capitaneria di Porto di Fano, Stefania Battista, subentra ad Anthony Turzi. Premiati in comune i ragazzi speciali del centro Itaca che hanno fatto incetta di medaglie ai campionati di equitazione. Al Codma di Rosciano di Fano domani sera torna la festa del socio della BCC. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, questo è il telegiornale locale di Fano TV sul canale 19, telegiornale che si apre con l'incidente che è avvenuto sulla statale Adriatica a Torrette di Fano. Nello scontro sono rimasti coinvolti un Fiat 500 d'epoca guidata da un 84enne di Vallefoglia e un autocarro Opel Combo condotto da un 51enne di Piagge. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale, ma in base ai primi accertamenti è emerso che il furgone era fermo al centro della strada per svoltare a sinistra in via Bellariva quando la Fiat, che procedeva nella stessa direzione, l'ha tamponato. L'anziano alla guida, che ha riportato gravi lesioni, è stato trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Subito le vostre segnalazioni. Andiamo in via 4 Novembre, dove i residenti ci hanno contattati, hanno chiamato la redazione di Fano TV per lamentarsi della pericolosità di un tratto di quella lunga strada molto trafficata. Vale la pena parlarne perché poi uno si rende malato, perché tante cose ho visto qua, non mi rende sicuro, ecco. Ho voglia di vivere ancora. Franco Della Cecca e altri residenti sono preoccupati per la situazione in cui versa via 4 Novembre a Fano, nel tratto che va dal semaforo di via dell'Abbazia fino alla rotatoria di via Sandro Pertini nell'interquartieri. Infatti questa strada è piuttosto stretta, non ci sono divieti di sosta né piste ciclabili. Qui, ci hanno raccontato, se un'auto si trova a superare una bici è costretta ad invadere la corsia di marcia opposta. Ad aggravare la situazione è il transito di veicoli provenienti da via 28 Settembre e via 11 Febbraio. Voglio dire anche che prima di tutto vi ringrazio, no, per l'opportunità che ci date di tenere in evidenza le criticità di questa strada. Le criticità sono che c'è il traffico veicolare nei due sensi di marcia, la strada non è larga e naturalmente questo è un pericolo per le biciclette e per i pedoni. Noi auspichiamo che cosa? La realizzazione di una pista ciclabile che sia in continuità con quella che va in direzione mare, delimitata da cordoli che diano la sicurezza più possibile alle bici e ai pedoni. Questo è quello che noi chiediamo. Via 4 Novembre fino all'interquartieri? Fino all'interquartieri, ma anche un pezzettino oltre. Quindi io ho scritto nella mail che ho mandato alla Fabiola Tonelli, all'assessore, fino a via Togliatti, zona Flaminio, sarebbe l'ideale. La ciclabile, ha poi aggiunto Roberto Cenci, incentiverebbe molte persone ad utilizzare la bicicletta, riducendo l'inquinamento e aumentando di conseguenza la mobilità sostenibile. Anche lei, Roberto, percorre spesso questa strada, come la valuta? Non spesso, abbastanza frequentemente, perché ho gli amici qua, avevo mia figlia che abitava in una traversa di via 4 Novembre e quindi quando passavo qui, io poi sono un amante della bicicletta, quando passavo qui, vista anche l'età, insomma non mi sentivo tanto sicuro, ecco. Da dove viene? Io abito al Pincio, abito in centro, quindi per me la bicicletta, la macchina sta in garage e la serve solo quando devo fare un viaggio o andare a fare la spesa, queste cose qua. Poi, avendo avuto esperienze all'estero, non perché gli altri paesi siano migliori dell'Italia, però ho visto in Francia, in Svizzera, in Austria, dove vado spesso, che le piste ciclabili sono una cosa importante, seria, e la gente va tranquilla. Anche lei abita qui? Attualmente abito qui dalle mie figlie, perché l'appartamento non è il mio. Come valuta questa situazione? Lei si è trovato in pericolo alcune volte? Io alcune volte, c'ho sempre una paura matta di passare questo tratto qui, perché è pericoloso veramente. La gente non ci fa caso, ma io tutte le volte rischio la vita quando passo.
Quindi per stare in Italia pago 4.500 euro di tasse sulla mia pensione belga. Ha capito? Sono tanti soldi. Io vorrei più sicurezza. Di là ma cammino sicuro, ma qua proprio non cammino per niente sicuro. Andando su, pure sempre qualcuno mi arriva di dietro. Venendo su, quanto piove, è un disastro. Alfio, qual è l'appello che lancia all'assessore? Sì, quello che vogliamo dire all'assessore Tonelli è che di dare priorità a soddisfare le esigenze dei cittadini fanesi con la realizzazione di tutte quelle piste ciclabili della città, ora mancanti, diciamo, piuttosto che magari dare priorità alle grandi opere, quali quella che la pista ciclabile che unisce Metauriglia con Ponte Sasso, e addirittura rifare una pista lato mare di quella che va fino a Fosso Seiore dalla Gimarra, no? Ecco, oltretutto illuminata, non so per chi, no? E lì ritengo anche lì c'è uno spreco enorme, perché anziché illuminare la pista quando è buio bisognerebbe chiuderla, non ci deve andare nessuno, la pista va utilizzata di giorno e basta. Ecco, noi chiediamo quindi la massima attenzione ai cittadini fanesi e quindi realizzare sia la pista qui in via 4 Novembre in tutte le altre parti della città ove necessario. Allora, dunque, le istanze queste dei residenti di via 4 Novembre, noi naturalmente abbiamo chiesto all'assessore Fabiola Tonelli, che è l'assessore di riferimento, che cosa c'è in programma su quel tratto di strada, e l'assessore in sostanza ci ha detto che al momento non ci sono soldi per fare qualsiasi tipo di intervento, però le auto che sfrecciano in quel tratto rappresentano certamente una criticità che è stata inserita nella programmazione degli interventi. In questo momento, come dicevo, non ci sono le risorse necessarie, pertanto, ci ha scritto l'assessore proprio scrivendo una nota, puntiamo ad averle per l'inizio del 2023, così da mettere in sicurezza il tratto di strada. L'eccesso di velocità in quella zona, in via 4 Novembre, è stata anche al centro del dibattito nel confronto con le città dei bambini e delle bambine. Questa amministrazione, ha concluso l'assessore Tonelli, sta portando avanti un lavoro che tiene conto di interventi di mitigazione del traffico che abbraccia tutti i quartieri residenziali che necessitano di azioni per limitare i disagi. Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Fano. Stefania Battista è la nuova comandante della Guardia Costiera, subentra ad Anthony Turzo. Dopo la cerimonia in forma ristretta di 2 anni fa, oggi il piazzale antistante l'ufficio circondariale marittimo di Fano si è vestito a festa per il passaggio di consegne tra il comandante uscente, il tenente di vascello Anthony Turzo, e quello entrante, il tenente di vascello Stefania Battista. Presenti per l'occasione i sottufficiali, i graduati e marinai del compartimento, i gonfaloni delle città di Fano e Marotta, i labari dell'associazione combattentistiche d'arma, oltre alle autorità civili, militari e religiose e ai rappresentanti di e associazioni locali. A prendere parola prima della pronuncia della formula di riconoscimento è stato Turzo, che ha lasciato l'incarico dopo un'intensa attività fatta di entusiasmo, di grande umiltà e di importanti risultati conseguiti. Dire che mi sono trovato bene sarebbe riduttivo. Sono stati 2 anni intensi, 2 anni in cui abbiamo dedicato molto alla collettività, alla portualità, a questo meraviglioso territorio, a questa splendida città. E devo dire che le dimostrazioni di affetto oggi pervenute in qualche modo, ecco, sono il risultato evidente di un affetto che altrettanto noi abbiamo cercato di conferire, di dare a tutti. E quindi grazie soprattutto a voi, Fano, tutti i mass media locali, per veramente la professionalità, la puntualità e l'equilibrio che avete dimostrato in questi 2 anni. È importante anche questo aspetto, quindi ci tengo a ringraziare anche voi e soprattutto consentitemi di fare un ringraziamento speciale ai miei uomini. Sono stati 2 anni molto, molto impegnativi, 2 anni che senza il supporto dei miei uomini difficilmente sarebbe stato possibile proseguire. Quindi ringrazio tutti dal primo all'ultimo davvero per il supporto che mi hanno sempre fornito, la lealtà che mi hanno sempre dimostrato. Ora che cosa l'aspetta? Ora mi aspetta un nuovo emozionante incarico a Porto Empedocle, presso la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, quindi nuove emozioni,
un nuovo inizio e avremo modo poi insomma di iniziare anche questa nuova esperienza con energia. Turzo, che ha sottolineato anche la sinergia tra i vari enti, ha elencato alcune attività svolte dai militari, come quella di polizia marittima, di vigilanza in materia di pesca, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza di bagnanti e diportisti, la tutela dell'ambiente marino e costiero, garantendo elevati standard di sicurezza nel settore turistico-balneare e scongiurando ogni forma di abusiva occupazione ai danni della collettività. Operazioni che ora dovranno essere coordinate da Battista, 34 anni, originaria di Torre del Greco. Sottufficiali, graduati, marinai, in nome del Capo dello Stato, voi riconoscerete il tenente di vascello Stefania Battista, capo del circondario marittimo e comandante del porto di Fano. Comandante, ha già avuto modo di conoscere il suo equipaggio? Sì, fortunatamente ho avuto la possibilità nei precedenti 4 giorni, quindi da lunedì, di avere a che fare, poter conoscere l'equipaggio, il personale dell'ufficio circondariale marittimo di Fano e dell'ufficio locale marittimo di Marotta, da qui dipendente. Sono molto orgogliosa, molto contenta del personale, di quello di cui mi ha parlato il precedente comandante, il collega Anthony Turzo. L'aspetta, oltre alle varie attività di vostra competenza, anche un altro lavoro importante, perché qua appunto avverrà un trasloco. Si sanno già ulteriori dettagli? Allora sì, per quanto riguarda la nostra sede, siamo in attesa di ultimare le pratiche per un trasferimento temporaneo presso Soluzioni Abitative, in modo da poter iniziare lavori di ammodernamento alla struttura, soprattutto per far sì che la struttura sia nel pieno rispetto di quelli che sono le leggi e la normativa in materia di sicurezza di luoghi di lavoro. Comandante, buon vento. Grazie mille. Al loro fianco questa mattina il capo del compartimento marittimo, la comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro, Barbara Magro. Emozione e orgoglio sono le parole che lei ha pronunciato durante il suo discorso, tra l'altro la prossima settimana anche lei lascerà il comando. Sì, sono stati 2 anni impegnativi, pieni di attività e ricchi di emozioni professionali e umane, e quindi lascio Pesaro con la malinconia di chi è stato bene, ma porterò a casa tante esperienze che mi hanno arricchita. In questo caso, che cosa augura la nuova comandante della Capitaneria di Porto di Fano? Di trovarsi bene quanto mi sono trovata bene io, e non ho dubbi che lo farà, le premesse ci sono tutte e per affrontare. Io ho sempre detto, questa è stata la politica nella mia gestione, la mia linea di comando, e se si lavora serenamente si lavora efficacemente. E adesso invece parliamo dell'arretramento della ferrovia, la ferrovia adriatica, perché dopo l'ok del ministro Giovannini per il nodo Pesaro-Fano, oggi con un post pubblicato sulla pagina Facebook, il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha ribadito con forza la contrarietà al rientro della ferrovia a Fano Sud. Un'ipotesi, ha detto il primo cittadino di Mondolfo, che così come quella di Fosso 6 ore dividerebbe a metà la provincia e sarebbe devastante per l'intero territorio. Ora, aggiunto il sindaco, è necessario che il governo metta nero su bianco non solo la volontà di procedere con la progettazione, ma anche l'effettivo finanziamento che consenta di prolungare l'intervento contestualmente alla realizzazione della variante Pesaro-Fano. E restando sempre in tema di treni, circoleranno regolarmente quelli regionali e interregionali in occasione dello sciopero di 23 ore del personale della direzione business di alta velocità di Trenitalia, proclamato nelle Marche per domenica 4 settembre. L'agitazione sindacale potrà interessare i treni a lunga percorrenza e potrà comportare modifiche al servizio prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.
oltre 150 medici dentisti provenienti da ogni parte d'Italia sono giunti a Fano per partecipare ad un convegno sulle nuove tecnologie in campo ortodontico. Cioè guardare le foto occlusali e cercare di capire. È stato uno dei più grandi congressi organizzati in Italia negli ultimi anni. Si è svolto al Teatro della Fortuna in piazza 20 Settembre a Fano, il convegno dedicato alle nuove frontiere dell'ortodonzia, una disciplina odontoiatrica che si occupa dello studio, della diagnosi e della terapia della posizione anomala di uno o più elementi dentali. Due le giornate in programma, nate dall'idea di due esperti del settore, Federico Migliori e Paolo Francesco Gallo. All'iniziativa hanno preso parte oltre 150 medici dentisti. Paolo, è il primo evento di questo tipo che viene organizzato nella nostra città. Sì, dai, questa è una particolarità di quello che siamo riusciti a fare. Solitamente sono eventi, congressi che vengono fatti in città, diciamo, più quotate, più famose, più grosse, più raggiungibili. Però sia io che Federico abbiamo voluto scommettere sulla nostra città, avevamo troppo piacere di portare tutti qua nella nostra città e fargliela conoscere. E dai, il risultato che abbiamo avuto ci riempie d'orgoglio. Abbiamo entrambi avuto la possibilità di parlare in tantissimi posti, anche in giro per il mondo, ma non vi nascondo che ieri parlare davanti ai nostri figli, nella nostra città, è qualcosa che ci ha fatto un grandissimo piacere. E da dove provengono questi dentisti? Ma in realtà siamo da veramente tutta Italia, passando da Aosta alla più profonda Sicilia, e qualcuno ha fatto dei viaggi della speranza per riuscire a raggiungersi, però dai, questo ci fa un enorme piacere. Federico, quali sono stati i temi trattati? Durante questi due giorni il tema principale è stato quello dell'ortodonzia digitale e degli allineatori trasparenti, quindi quella che viene considerata l'ortodonzia del futuro, che permette di fare dei trattamenti molto più confortevoli per il paziente, molto più estetici e ormai che possono essere utilizzati a tutte le età, quindi parliamo dai bambini, adolescenti fino agli adulti. E sono intervenuti speaker internazionali, speaker di caratura, diciamo, molto importante, proprio a parlare di tutte queste nuove tecnologie e ormai l'utilizzo delle pianificazioni digitali che permettono ai pazienti di riuscire a vedere il loro trattamento futuro proprio prima di iniziare il percorso. La scuola materna di Torrette a Fano necessita di interventi urgenti e la segnalazione è arrivata alla nostra redazione con la quale una telespettatrice ha denunciato lo stato in cui versa l'istituto ormai da diverso tempo. Ci sono buche in giardino, infiltrazioni d'acqua, infissi da rifare, termosifoni senza protezioni. Sono anni che si richiede l'intervento del comune, ci ha spiegato la nostra reporter di strada, che aggiunge fanno sopralluoghi, ma quando arriva il momento di passare alla fase esecutiva dei lavori non fanno nulla. Hanno solamente riparato un vetro rotto e a rimetterci sono i più piccoli, eppure Fano, ha commentato in modo sarcastico, è la città dei bambini e delle bambine. Due nuovi abbonamenti per venire incontro a chi usa i monopattini nel comune di Fano. Il nuovo tariffario è stato presentato dall'assessore alla mobilità sostenibile Fabio Lattonelli. Sono stati e sono tuttora oggetto di dibattito sui social, molto apprezzati ma pure contestati. Stiamo parlando dei nuovi monopattini che da alcune settimane sono entrati in funzione anche nella città di Fano. Sono più di 150 i mezzi elettrici che fino ad oggi sono stati usati da diversi utenti fanesi, ma soprattutto turisti, per spostarsi da una parte all'altra della città. Per poter usufruire del servizio è necessario scaricare l'applicazione Bird e creare un account. Una volta aperta l'applicazione ci si può indirizzare verso il monopattino più vicino, scansionare il QR code e iniziare l'itinerario. Per incentivare sempre più l'utilizzo di questi monopattini, l'amministrazione di Fano insieme ai responsabili del servizio hanno pensato di creare due tipi di abbonamenti per venire incontro a chi quotidianamente o saltuariamente usa questi veicoli a due ruote.
Si tratta di due tipi di abbonamenti che già potete vedere nell'app, aprendo l'app sono già usufruibili. Uno riguarda un giornaliero che maggiormente potrà essere utilizzato da turisti che stanno a Fano un giorno e che vogliono magari prendere il monopattino in diversi momenti della giornata. Hanno a disposizione 10 corse da 30 minuti al costo di 12,90 euro. Questo significa che al minuto verrà a costare circa poco meno di 5 centesimi al minuto, mentre invece chi fa un utilizzo più quotidiano, più insomma maggiore nell'arco della settimana o del mese, è possibile avere 40 corse da 30 minuti distribuibili durante il mese insomma come uno desidera al costo di 39,90 euro, quindi circa poco più di 3 centesimi al minuto. Questi abbonamenti sono un modo per far risparmiare i nostri cittadini e i turisti che usufruiscono del servizio e contemporaneamente sostenere e anche incentivare la mobilità sostenibile. Ieri sono stati ricevuti e premiati in comune i ragazzi speciali del centro Itaca che hanno fatto davvero incetta di medaglie ai campionati di equitazione. Giornata piena di emozioni ieri mattina nella Sala della Concordia del Comune di Fano, dove 17 uomini e donne dai 40 ai 47 anni sono stati premiati per il conseguimento di grandi risultati ottenuti ai campionati di equitazione che si sono svolti a Torino nel mese di giugno. Grazie all'impegno e alla costanza che li ha dotati di grandi abilità, questi campioni speciali del centro Itaca hanno messo il cuore oltre all'ostacolo, come ha sottolineato l'assessore allo sport Barbara Brunori, e chi al passo, chi al trotto e chi al galoppo hanno portato a casa medaglie iridate ed argento. Complessivamente il team Itaca è tra le prime 3 squadre italiane ad aver conseguito il maggior numero di presenze e di vittorie ai campionati di questi ultimi anni. Questo è stato un ulteriore trionfo di medaglie dopo anni e anni di attività. Il centro è stato fermo rispetto all'attività sportiva per 2 anni, gli anni del Covid ovviamente che hanno fermato le attività anche a livello nazionale. Dopo 2 anni abbiamo ripreso e abbiamo ripreso alla grande, portando a casa 4 ori e almeno 2 argenti. In più abbiamo portato a casa anche una convocazione per i mondiali di Berlino, perché uno degli atleti del team Itaca nel 2023 parteciperà ai giochi mondiali di Berlino, sempre di Special Olympics, sempre nella disciplina dell'equitazione. Ma ogni quanto si allenano? I ragazzi si allenano almeno una volta a settimana, poi durante le competizioni, prima delle competizioni, ovviamente riusciamo a incrementare un po' gli allenamenti per cercare di raffinare, di definire la prestazione che andranno a fare. L'attività sportiva, ha proseguito Buccioletti, è il risultato finale di un lungo percorso, anche decennale, che i ragazzi iniziano quando diventano ospiti del centro Itaca. Infatti, insieme ai cavalli, fanno anche riabilitazione psicofisica. Ognuno di loro ha un programma dedicato e questo tipo di attività è l'unico nella provincia di Pesaro Urbino. Dico sempre che in qualche modo il comune è la famiglia più grande della città. Quando un componente ottiene un risultato, lo si festeggia, lo si valorizza. Quindi abbiamo voluto, come dicevo, festeggiarli, ma ringraziarli per questo risultato, per il risultato che ha ottenuto la squadra delle ragazze e dei ragazzi, la squadra degli educatori, di tutto quello che sta intorno ad Itaca, alla scuderia, perché questo è il vero risultato, quell'inclusione dove ognuno si sente protagonista e non accettato. E qui abbiamo visto lo spirito, la gioia, la bellezza, la simpatia di questo momento e poi diciamolo, ci sentiamo anche orgogliosi di avere queste ragazze e questi ragazzi che ottengono anche questi bei risultati. Davvero complimenti. Allora adesso parliamo invece di un appuntamento che ci sarà domani sera al Codma di Rosciano di Fano, perché torna dopo una sosta forzata la festa del socio organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano. Durante la serata, che inizierà alle 18, verranno consegnate le medaglie d'oro ai soci iscritti dal 1978. Inoltre verranno premiati i vincitori del trofeo di bocce riservato a soci, clienti, dipendenti della banca. Poi dalle 19.30 si passerà alla musica con l'orchestra e poi i piatti della tradizione fanese preparati dalla cooperativa Tre Ponti. Come di consueto
Sono state coinvolte anche le proloco, in particolare quella di San Costanzo, celebre per la polenta, e la proloco di Cartoceto, che preparerà i vinci sgrassi. E a causa delle previsioni meteo avverse è stata rinviata domenica 18 settembre la pedalata alla Pera Angelica di Serrungarina. Gli organizzatori fanno sapere che chi ha già provveduto al pagamento dell'iscrizione e per impegni già presi non potrà partecipare, potrà contattare l'associazione I Mulistracchi per l'eventuale risarcimento, rimborso in sostanza. Invece la seconda edizione di Fortunarte, che si sarebbe dovuta svolgere questo fine settimana al Pincio di Fano, è stata rinviata nei prossimi giorni, a 9, 10 e 11 di settembre. Torniamo invece adesso alla BCC Arena, sempre a Fano, per parlarvi dell'appuntamento che è in programma con la rassegna dialettale e in particolare con il Teatro Accademia di Pesaro. Sabato 3 settembre andrà in scena il vostro spettacolo e vorremmo sapere il titolo e se ci dai anche qualche anticipazione però. Naturalmente, allora in doppia veste questa sera perché sono anche presidente del Teatro Accademia di Pesaro, che chiuderà questa rassegna il 3 settembre con questo spettacolo che si intitola Cum gira Afni, come andrà a finire, e naturalmente questa è una parodia del matrimonio in tutte le sue fasi. Sono quattro quadri e questi quattro quadri rappresenteranno dalla proposta di matrimonio al vero e proprio matrimonio, giornata infernale dove se ne vedranno di ogni colore, la vita matrimoniale e poi non vi dico la fine, ma insomma abbastanza vicina, molto esilarante, con tante gag divertenti insomma. Ricordiamo allora l'appuntamento 3 settembre, Arena BCC, naturalmente Tre Ponti Fano, Cum gira Afni, Teatro Accademia di Pesaro. Adesso l'album di famiglia, a proposito di grande famiglia di Fano TV, per festeggiare una coppia, Augusto Falcinelli e Paola Caselli, che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio, nozze d'oro per questa coppia residente nel comune di Mondolfo. Auguri! Le previsioni del tempo, la pubblicità, la programmazione di Fano TV. Domani mattina ci rivediamo alle 7 se lo vorrete in diretta, invece per dare un'occhiata ai giornali. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.